benvenuti in questo nuovo video. Provo un nuovo ombretto di Bottega Verde, azzardo parecchio, perché ho preso un verde opale, che sugli occhi azzurri o comunque occhi verdi non è indicato perché è un colore complementare. I complementari lo sguardo si va un po' ad appiattire, non si mette in risalto. Infatti, come potete vedere dalla tabella che vi lascio qua da qualche parte, divisa a metà con i colori caldi e i colori freddi, il verde è molto vicino all'azzurro e al blu. Inevitabile che lo sguardo, se si vuole fare un trucco per esaltare lo sguardo con un colore complementare, non è una scelta del tutto furba. Però un colore che mi piace tantissimo e voglio provare ugualmente ad indossarlo, accostandolo ad un colore più caldo. Inizio ad utilizzare il correttore, quello di Bionike. Andiamo a coprire un attimino le occhiaie e vado a usare il pennello, il 203 di Melissa Beauty. Va bene per correttori in crema, in polvere e liquidi. A me questi pennelli piacciono. Passerei direttamente al fondotinta. Oggi utilizzo il fondotinta e provo un campioncino che mi ha omaggiato Bottega Verde, è una novità. Fondotinta My Color alla mandorla e va bene per tutti gli incarnati, per tutti i tipi di incarnati. Adesso andiamo a vedere come reagisce sulla mia pelle. Si può stendere sia con i polpastrelli, sia con la spugnetta che con il pennello. Si sente il profumo di mandorla, ha una buona coprenza. Carino. Andiamo anche un po' sull'occhio, metto proprio per tutto. Bello. Non si nota stacco, almeno a me da qua no. Forse voi lo vedete lo stacco, perché la lente forse è diversa, ma io dal vivo non noto alcuno stacco. Sistemo le sopracciglia, vi risparmio questo passaggio e ci vediamo fra un attimo. Sistemate le sopracciglia, le vado ancora un attimino a pettinare, a sfumare il colore. A me non piacciono troppo delineate e troppo disegnate, ma giusto da andare a riequilibrare i punti dove ci sono delle mancanze di peli, ma una cosa molto molto soft. E procediamo a fare la base per poi arrivare ad utilizzare questo verde opale, a vedere se riesco a combinarlo in maniera tale che possa essere bello visivamente da vedere. Sempre di Melissa Beauty, numero bla 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 205. Prendo questo pennello qua da sfumatura, la palette di Astra Pro Beauty. Utilizzo questo giallino, che è un colore caldo, e lo applico su tutta la palpebra. Faccio avanti e indietro, lo porto anche sia sulla palpebra fissa che su quella mobile. Poi risulta molto molto naturale, è quasi un color palpebra. E vado anche dall'altra parte. Ora procediamo con questo bel verdino, utilizzo sempre lo stesso pennello perché tanto il colore è più scuro, e vediamo come me la giosto per riuscire insomma a rendere l'occhio, metterlo in risalto, anche se, come ho detto, ho anticipato, il verde sugli occhi azzurri, blu, cerulei, non è il massimo della vita. Comincio ad andare lì sull'angolino e inizio a picchiettare. E aggiungo poco alla volta. Non è male. Vado anche dall'altra parte. Poi con il pennello piatto angolato prelevo sempre un po' di verde e traccio una sorta di tratteggio di eyeliner vicino alle ciglia. Lo
e sfumo esternamente. Un pennello sempre di Melissa My Beauty, il numero 204, quello fatto a pennarello, che è un pennello di precisione. Prendo sempre un po' di verde e mi congiungo e creo anche una linea nella rima inferiore. Non arrivo fino al fondo dell'occhio, ma mi fermo alla metà per non restringere lo sguardo. Poi, sempre per intensificare lo sguardo e donargli profondità, tridimensionalità, applico un po' di eyeliner. Da metà occhio, sempre esternamente. Senza fare codine, senza fare nulla. Mi fermo a fine dell'angolo dell'occhio. Sto ben attaccata le ciglia. Volendo, per intensificare ancora di più, posso partire proprio dall'angolo. Così. Per dare un tocco di luminosità a questo verde, sempre della palette Pur Beauty di Astra, prendo questo shimmer che è chiaro, appena appena sporco il pennello e vado ad applicarne un po' qua a metà della palpebra e lo sfumo appena appena leggermente verso l'esterno. Appena appena, da dare giusto quella nota calda, anche se questo verde devo dire che non caricando troppo la mano e sfumandolo con una base calda non mi dà assolutamente l'idea che spenga l'occhio. Procedo con il mascara. Applico solo un velo di cipria della Bio Nike. Terra compatta sempre di Bottega Verde. E non metterei altro. Niente blush oggi. E termino con il rossetto, con la tinta labbra a lunga tenuta, sempre di Bottega Verde. Il trucco è terminato. Togliamo la fascia, ricomponiamoci. A me il verde sugli occhi azzurri mi piace. Per me è promosso. Bene, spero che questo video vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia. Lasciatemi scritto nei commenti se vi è piaciuto, se conoscete queste cialdine o avete provato in particolare questo colore o il rossetto, che c'è stato proprio un occhio clinico che mi ha detto scorso video che rossetto sta indossando, anche se i rossetti che utilizzo sono molto simili uno all'altro. Non c'è molta differenza fra estate e inverno, perché le mie tinte sono quelle, un po' più corallo d'estate e colori un pochino più freddi d'inverno, ma le tendenze e la moda sono una cosa, i gusti personali e vedere su di sé i colori che piacciono a noi è un'altra cosa ancora. Perciò io continuo a usare i colori che mi piacciono indipendentemente dalla stagione, che nevichi o ci sia il sole. Vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!